60 anni fa a Barletta, il 5 aprile del 1956, si spegneva Monsignor Raffaele Di Miccoli. Apostolo instancabile per tutti il direttore, Monsignor Di Miccoli, a cui è intitolato il polo ospedaliero barlettano, è in odore di santità. È in corso la causa di canonizzazione. Nel 2011 il sacerdote è stato dichiarato venerabile con la pubblicazione di un decreto che ha sancito le virtù eroiche del servo di Dio. Monsignor Di Miccoli godeva della fama di santità già in vita. Ai barletani che si recavano da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a quell'epoca il frate cappuccino diceva: «Perché venite da me se a Barletta avete un santo?» Siamo proprio in questo luogo che è stato santificato dalla presenza di Don Raffaele. Qui è nato, qui ha chiuso la sua esistenza terrena appunto 60 anni fa. Si può dire che in questo luogo lui ha maturato tutti quei valori che ha ricevuto dalla famiglia, quanto è importante anche questo aspetto. Siamo nell'anno della misericordia e Don Raffaele è stato il dispensatore della misericordia spirituale e corporale. Le opere di misericordia le ha vissute in prima persona. Per questo l'ultimo atto di amore che lui ha fatto all'umanità sofferente è stato proprio quello di donare questo stabile all'ospedale civile per sollevare le membra sofferenti del corpo di Cristo. Ecco, il polo ospedaliero barlettano è intitolato proprio a lui. Sì, non poteva essere diversamente, perché lui in tutta la sua vita si può dire speso, cercando di sollevare e quindi promuovere, aiutare dai più piccoli ai più grandi. C'è veramente stato la sua carità a 24, come si può dire? A 360 gradi. Quindi ha avuto un cuore grandissimo, si può dire che lui ha imitato il cuore di Cristo. Ecco, lei ha seguito sin dall'inizio, insomma, sta seguendo, è postulatore della causa, quindi ha esaminato le testimonianze, a che punto si è? Sì, siamo stati fortunati perché gli anni passano e quindi anche tanti testimoni purtroppo ci lasciano e quindi abbiamo fatto in tempo ad ascoltare tutti questi testimoni che dalla loro voce viva ci hanno trasmesso proprio la carità di quest'uomo. Tutta la documentazione poi fu portata in Vaticano, quindi fu pubblicata la cosiddetta Positio Super Virtutibus, quindi che fa un quadro un po' della sua vita, che hanno esaminato i cardinali e i teologi. E quindi ecco che poi nel 2011 c'è stato quel pronunziamento ufficiale della venerabilità, cioè lui può essere venerato privatamente. Da Barletta per News24.it, Floriana Tolve.